Giallo Blues Festival, ancora un successo. Sì, siamo contentissimi di come è andato quest'anno. Siamo contenti perché tutte le fatiche che ci sono durante l'anno, i problemi, la tensione, quando vedi che c'è tanta gente che si diverte, è tutto ripagato. E abbiamo cominciato verso le 6 sul palco, c'è stato questo seminario di Cigar Box, poi abbiamo avuto una presentazione in musica di un libro che uscirà brevissimo con l'autore e musicista Luciano Federighi, e poi sono cominciati i concerti. Quindi abbiamo avuto i Kids Trio, che sono Dodo e Charlie, a cui si è aggiunto anche un fuori programma, un contrabbassista, e poi ci sono stati i Tabasco, che hanno scaldato l'atmosfera, e per finire la Bob Malone Band dall'America sono arrivati. Lui è un pianista eccezionale e hanno portato avanti il concerto fino ad adesso. Quest'anno è stato più impegnativo rispetto agli anni scorsi organizzarlo, visto le nuove normative? Abbiamo avuto qualche normativa in più sulla sicurezza a cui abbiamo dovuto attenerci. Noi ringraziamo come sempre la collaborazione con il comune di Borgiallo che ci ha aiutato, ci ha supportato, e è andato tutto bene. Anche il mercatino lungo la strada di Borgiallo, lungo la via. Sì, ne stiamo contenti anche perché si sta spargendo un po' la voce, quindi ci sono sempre più artigiani che ci chiedono di partecipare. Da oggi pomeriggio la via era movimentata, allegra, perché c'erano tantissimi colori, tante esposizioni diverse, e anche questo è andato benissimo. Quindi appuntamento al prossimo anno? Direi decisamente di sì, al prossimo anno. Thank you.